Ciao a tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Oggi recensione del Matrice 300. Abbiamo avuto l'opportunità di testarlo con gli amici di Attiva SPA, importatore e distributore italiano di DJI e di DJI Enterprise, e siamo andati a provarlo sul campo insieme alla polizia locale di Brescia. Mi sono un po' documentato su questo mezzo prima di testarlo a fondo ed ecco qui che cosa è venuto fuori. Il drone è un po' particolare, può anche non piacere da un punto di vista estetico, ma dal punto di vista funzionale, e lo dice anche l'ingegnere Andrea Fanelli di formazionedrone.com, è veramente fatto molto bene. Motori ed eliche sono sotto ai bracci. Parliamo di un quadricottero che ha un'interasse diagonale di 895 mm. La cosa che mi è piaciuta maggiormente è la velocità di utilizzo di questo mezzo. Partiamo dal fatto che le eliche non hanno bisogno di essere montate e smontate perché sono pieghevoli. Richiuso, con le eliche incluse, ha una dimensione di 430x420x430, veramente minima. Si apre, mi verrebbe da dire, quasi come un Mavic 2, e senza le batterie ha un peso di 3,6 kg. La botta gliele danno le due batterie TB60 che lo portano a circa 6,3 kg. Ha una capacità di carico di 2,7 kg. L'MTOM di questa macchina, il peso massimo al decollo, è di 9 kg e ha un'accuratezza di volo stazionario che è mostruosa, ragazzi. Date un'occhiata a queste immagini perché sta fermo in una maniera incredibile. In volo stazionario con il GPS in modalità P ha un errore di altezza di massimo 10 cm. Con l'RTK arriviamo a un centimetro o un centimetro e mezzo, a seconda se è orizzontale o verticale. Praticamente è inchiodato. Vi snocciolo qualche informazione, tipo le velocità massime, che in salita sono di 5 metri al secondo, oppure 6 metri al secondo se andiamo in modalità sport. Vengono ovviamente rallentate in discesa a 3 metri al secondo in modalità P, e in modalità sport invece vanno a 5 metri al secondo. E invece come velocità massima orizzontale, i metri al secondo in modalità P sono 17, ovvero 61 km all'ora, e in modalità sport sono 23 i metri al secondo, circa 83 km all'ora. Resiste fino a 54 km all'ora di vento. E udite udite, le due batterie TB60 hanno un'autonomia di 55 minuti di volo senza carico. Cosa ci possiamo attaccare sotto? C'è la possibilità di utilizzare una H20 o una H20T, e sempre della serie Zenmuse possiamo inserire sotto o sopra la XT2, la XTS e la Z30. Possiamo mettere un carico inferiore singolo, oppure due carichi sottostanti, un carico superiore singolo, un carico superiore e un carico inferiore, oppure due carichi inferiori e un carico superiore. Tutti i circuiti e i connettori hanno un livello di protezione IP45 e la temperatura operativa va dai meno 20 ai 50 gradi centigradi. Un'altra cosa fighissima di questo drone è il radiocomando, perché assomiglia un po' a uno smart controller come quello del Mavic 2 Enterprise o comunque del Mavic 2 Pro o Zoom, ma è molto più prestante in quanto ha una batteria molto più grossa, integrata da 18.650 mAh agli ioni di litio, e poi una seconda batteria estraibile che viene posizionata sul retro da 4.920 mAh. Questa è una lipo. Per caricare la lipo ci vogliono circa 70 minuti, per caricare la Lion invece servono 2 ore, 2 ore e un quarto. La durata della batteria è di 2 ore e mezza se si utilizza solo l'integrata, arriva fino a 4 ore e mezzo utilizzando anche la lipo esterna. Sono rimasto sbalordito dal rilevamento degli ostacoli, perché li vede a distanze mostruose. Lateralmente arriva fino a 40 metri di distanza, si accorge di ostacoli fino a 40 metri, mentre in altezza, grazie ai suoi sensori un po' dappertutto, arriva fino a 30 metri di rilevamento ostacoli. Il campo visivo del rilevamento degli ostacoli spazia dai 50 ai 75 gradi, quindi praticamente becca qualsiasi cosa che abbiate attorno, cavi compresi. Vi parlo anche della batteria di volo intelligente, anzi delle batterie, perché sono due le batterie che vanno montate su questo drone. Sono delle TB60 da 5.935 mAh, hanno una tensione di 52.8 volt e sono delle 12S che generano 274 watt-ora, pesano 1,30 kg e non sono spedibili via aereo. Questa è una cosa un po' scomoda effettivamente, perché non ci si può spostare in aereo con questo tipo di lipo, quindi state in occhio. Insieme al drone è obbligatorio
obbligatorio andare ad acquistare una stazione di ricarica per avere la massima sicurezza nel momento in cui andiamo a ricaricare le nostre lipo, sia del drone che del radiocomando. Il caricabatterie, per ricaricare la batteria, ci mette dai 40 ai 70 minuti a seconda delle configurazioni e della scarica della batteria. Oh, la stazione di ricarica non è proprio leggera subito, pesa 8,5 kg quasi, 8,37 kg, ed è larga 501 cm per 453 per 252. È molto interessante la chiusura che hanno utilizzato, perché nel momento in cui la andiamo ad aprire, per andare ad inserire il cavo di alimentazione, abbiamo un gancio che ci permette di non andare a rompere effettivamente il cavo di alimentazione in caso di urto o in caso si appunto chiudesse involontariamente la valigetta. Molto furba questa cosa. La massima potenza di ingresso della valigetta è di 1000 watt e in uscita va a 750 watt o a 992 watt. Vi parlo un po' della telecamera che ci sta sotto, è la telecamera che abbiamo testato con questo drone, perché io ne sono rimasto veramente colpito. Adesso vedrete qualche immagine e rimarrete a bocca aperta per forza di cose, perché io mentre lo utilizzavo non ci credevo. La telecamera si chiama Zenmuse H20 e pesa poco meno di 700 grammi, mentre l'H20T pesa 830 grammi. Anche le dimensioni della H20T sono più generose ed è legato al fatto che l'H20T ha anche un sensore termico tra i vari sensori. L'H20 che abbiamo provato ha un telemetro laser di classe 1M e il sensore del reparto della telecamera dedicata allo zoom è di 1 su 1.7 pollici, un CMOS, da 20 megapixel. La lunghezza focale è di 120 mm, che è 556 mm equivalenti in questo caso, e l'apertura varia da f2.8 a f11. Le modalità di esposizione sono sia in manuale che in automatico e le risoluzioni sono sia in 4K che 1080p. Registra in MP4 e le foto, ahi noi, le fa solo in JPEG, niente RAW. La fotocamera grandangolare, che è sempre all'interno dello stesso blocco, quindi l'H20, ha sia lo zoom che la grandangolare, ha un sensore di 1 su 2.3 pollici, un CMOS da 12 megapixel, con una lunghezza focale di 4,5, quindi un 24 mm equivalente, e apertura 2.8. Modalità di esposizione solo automatico. Anche qui il formato video è un MP4 e c'è il JPEG per quanto riguarda le fotografie. Niente RAW. Quindi, ricapitolando, l'H20 ha un telemetro laser, una fotocamera con lo zoom e una fotocamera grandangolare. Cos'ha in più l'H20T? Una fotocamera termica con una risoluzione di 640x512, registra in MP4 e sì, i JPEG sono radiometrici, quindi fa degli AR JPEG a 16 bit. Magari qui a fianco vi metto qualche descrizione, qualche dettaglio maggiore su questa telecamera termica, perché merita un bel po'. Soprattutto perché è tutto integrato, cioè è tutto in questo unico blocchetto. Sono stati bravissimi. Hanno fatto uno Zenmuse veramente bella. È possibile salvare da tutte e tre le fotocamere in un unico click. Quindi questa cosa è veramente vantaggiosa. Nel momento in cui voi andate a cliccare la fotocamera, andrete a salvare tre immagini differenti, se avete una scheda veloce, ovviamente, almeno una U3. Vabbè, insomma, questo super drone ci è piaciuto un sacco, effettivamente. Peccato non averlo potuto testare un po' più a lungo, perché mi sarebbe piaciuto fare qualche test più approfondito. Però, tutto sommato, sono soddisfatto un bel po' di quello che è venuto fuori. Spero che vi sia stato utile come primo feedback. Se vi piacesse l'argomento, beh, fatemelo sapere magari qui sotto nei commenti, in modo che possa esservi utile e magari, che ne so, facciamo qualche test anche con voi. Se siete interessati agli acquisti di questi mezzi o comunque ad informazioni ulteriori, scrivetemi tranquillamente info@tommasocodolo.com, perché magari vi metto in contatto direttamente con il distributore o con i vari rivenditori con cui collaboro, che potrebbero darvi una mano e magari creare un pacchetto ad hoc per voi con questa piattaforma veramente fantastica che è il Matrice 300. Spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video con i vostri amici, colleghi, collaboratori, visto che stiamo parlando di una piattaforma veramente a livello professionale di altissimo livello. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!